pomeriggio a tutti, benvenuti qui su Radio Nord Borealis. Pomeriggio, pronti pronti per viaggiare in un'altra meta e ovviamente una nuova travel. È tornata qui con noi Maria Rita, che io accolgo con tanto piacere. Ciao Maria Rita, buon pomeriggio. Ciao Silvia, salve a tutti. Allora, com'è stato questo mese? Anche tu hai fatto Ferragosto, Natale, pioggia, sole, neve? Sì, decisamente, anche se insomma abbiamo avuto un clima abbastanza autunnale nell'ultimo periodo, quindi insomma siamo in linea con la stagione. Meno male, che non è da poco, non è nemmeno così scontato. In effetti sì. Allora, oggi vi accompagno in un viaggio attraverso l'Abruzzo. Che bello l'Abruzzo. Lo conosci un pochino? Sei stata qualche volta? Qualche cosa conosco, sì. Sì. Ok. Io da circa un anno mi sono trasferita in questa regione, quindi alcuni dei luoghi di cui vi parlerò per me sono stati un po' una scoperta recente. Infatti se più o meno tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta della Costa dei Trabocchi oppure del Parco Nazionale d'Abruzzo, ci sono molti altri luoghi incredibilmente belli, ma che sono anche completamente sconosciuti ai più. E in effetti questo può anche essere visto come un aspetto positivo, perché comunque stiamo parlando di mete al di fuori dei circuiti del turismo di massa, mm-hmm. quindi luoghi in cui è ancora possibile fare esperienze autentiche. Infatti alcuni dei luoghi di cui vi parlerò fanno proprio parte del circuito che si chiama proprio dei borghi autentici. E in questo percorso ideale che ho pensato di fare attraverso l'Abruzzo, quindi si alterneranno delle mete un po' più note ad altre invece che sono praticamente quasi sconosciute. Ah, che bello, la cosa che ci piace di più quella, scoprire luoghi okay. nascosti, luoghi esatto. poco noti. Allora, partiamo con un posto che probabilmente qualcuno ha già sentito nominare, che è Scanno, che è un bellissimo paesino che si trova in provincia dell'Aquila, fa parte dei borghi più belli d'Italia, sorge sul pendio della Montagna Grande, proprio fra il Monte Genzana e il Monte Marzicano, ed è immerso nello splendido scenario naturale del vicino Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Scanno è una meta veramente imperdibile per chiunque si trovi a fare un tour, diciamo, dell'Abruzzo, ed è conosciuto principalmente per il suo centro storico e per il suo lago a forma di cuore. Quindi il borgo è costituito proprio da un susseguirsi molto pittoresco di case, strade, piazzette, chiese, scalinate. Infatti una particolarità di Scanno, tra l'altro, è proprio l'elevato numero di chiese, cioè se ne contano ben 15 ed è un numero impressionante se si considera che stiamo parlando di un borgo che ha appena 1700 abitanti. Quindi comunque 15 chiese sono tante. Infatti ammirando Scanno da uno dei vari punti panoramici si notano subito essenzialmente due cose, cioè il modo ordinato, diciamo, in cui si è disposto, insomma si è sviluppato nel corso del tempo il paese, proprio perché le case seguono, diciamo, queste direttrici principali delle strade, e quindi ha proprio questo aspetto estremamente ordinato, sia proprio l'elevato numero di campanili che svettano sull'agglomerato delle case. E all'ingresso del paese c'è proprio, come diciamo a salutare chi arriva, la grande chiesa di Santa Maria della Valle, che sebbene risalga al XII secolo, oggi si mostra con un aspetto prevalentemente cinquecentesco, grazie appunto ai lavori che vennero fatti nei secoli seguenti. Poco distante da Santa Maria della Valle c'è la fontana Saracco, che per secoli è stata la fontana principale del paese, caratterizzata da queste due grandi nicchie, di cui quella a destra, datata 1549, è dotata di quattro cannelle che fuoriescono dalla bocca di altrettanti mascheroni antropomorfi, che rappresentano in modo stilizzato le figure del re, della regina, del giullare e di un frate cappuccino. Proprio davanti a questa fontana c'è un palazzo che in passato è stato la sede della Reale Caserma dei Carabinieri, ed è proprio qui che si concluse nel 1870 il fenomeno del brigantaggio in Abruzzo, con la cattura di un certo Croce di Tola, conosciuto con il nome di Crucitto, che era questo famoso brigante della zona.
Stanno tra l'altro è nota anche come la città dei fotografi, perché lungo tutto il Novecento i suoi scorci, la sua gente, anche e soprattutto con i costumi tradizionali, sono stati immortalati da tantissimi scatti fotografici. Nel 1964 una fotografia scattata a Scanno da Mario Giacomelli, e conosciuta come Il Bambino di Scanno, è entrata a far parte della collezione permanente di opere fotografiche del MoMA di New York. Scanno, tra l'altro, come molti altri paesini abruzzesi, è anche molto legata alle proprie tradizioni, e una delle più vive ancora oggi è quella della Presentosa. Non so se ne hai mai sentito parlare. No. Ma si tratta di un gioiello di origine settecentesca, che è un vero e proprio capolavoro di arte orafa, di cui tra l'altro da buona abruzzese ne parlò anche Gabriele D'Annunzio nel Trionfo della Morte, facendo proprio una descrizione di questo gioiello. In pratica è una sorta di ciondolo di forma circolare che si dice sia stato ispirato originariamente al rosone di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila, quindi appunto ha all'interno di questo medaglione è come se ci fossero una serie di spire di filigrana d'oro intrecciate, e il motivo rappresentato è molto simile a quello di un rosone di una chiesa. Poi chiaramente ogni presentosa è a sé, nel senso che essendo un gioiello artigianale chiaramente poi sono tutte diverse, però grosso modo ricordano proprio il rosone di una chiesa, e un tempo veniva regalata alla futura sposa dalla famiglia dello sposo, quindi era un simbolo di accoglienza, di accettazione all'interno della nuova famiglia. Invece oggi viene regalata per lo più in segno di amicizia, e in generale ha conservato una forte valenza benaugurale. Infatti, sempre secondo la tradizione, questo gioiello è soprattutto un potente amuleto contro il male, contro le avversità della vita, perché si dice che il male venga attratto dalla presentosa e venga avviluppato all'interno delle spire filigranate che compongono la sua decorazione, e rimanendo imprigionato lì, in sostanza la persona che lo indossa ne è protetta. Quindi ancora oggi, diciamo, mantiene questa valenza simbolica di buon augurio. E comunque Scanno è anche conosciuta per il suo lago, che si dice sia a forma di cuore, e dista circa 4 km dal centro storico. Il lago si è formato circa 3.000 anni fa in seguito ad una frana dal Monte Rava che, precipitando a valle, ha sbarrato il corso del fiume Tasso, formando appunto il lago. In realtà la forma del cuore cioè dipende da un particolare gioco prospettico, quindi nella realtà il lago ha una forma allungata, però c'è un particolare punto di osservazione da cui sembra appunto assumere la forma del cuore. Arrivati al lago c'è un'area attrezzata dove è possibile lasciare l'auto, noleggiare, non so, tavoli, sedie, barbecue per chi volesse trascorrere una giornata all'aria aperta, altrimenti ci sono anche vari locali che sorgono proprio sulle sponde del lago, ci sono anche dei piccoli moli per chi volesse noleggiare dei pedalò e fare il giro del lago. E proprio in prossimità di queste strutture, in realtà proprio dietro al negozio di souvenir, parte il sentiero del cuore, cioè questo sentiero che porta fino al punto panoramico di cui parlavo prima, da cui si può vedere il lago con la forma del cuore. Ma prima di raggiungere questo luogo si passa davanti all'eremo di Sant'Egidio. L'eremo è un piccolo edificio di pietra costruito sul culmine di una collina. Non si sa esattamente la data della sua costruzione, ma si sa che nel 1612 già esisteva e che era, diciamo, abitato da un eremita, come testimoniato da un vescovo dell'epoca che arrivò fin lì in visita. L'ultima tappa prima di lasciare Scanno è la graziosa chiesetta di Santa Maria del Lago, che sorge proprio a strapiombo sull'acqua, quindi se vi trovate al lago non potete non vedere questa chiesetta. La chiesa si trova proprio a cavallo di una strada che costeggia la montagna, e il suo altare è proprio letteralmente scavato nella roccia.
La costruzione della chiesa, che risale più o meno all'inizio del 1700, avvenne proprio sul luogo in cui gli abitanti di Scanno avevano apposto un'icona della Madonna per invocarne la protezione durante il pericoloso transito di questa strada che passava, che passa tuttora, al di sotto di un grosso picco roccioso e che rappresentava l'unico collegamento con la vicina cittadina di Sulmona. Ok, allora io direi, possiamo magari fermarci già per la pausa, così poi continuiamo a Ok. parlare. Soprattutto perché l'Abruzzo ce n'è da dire, quindi mi sa che Ok. potremmo anche Certo. addirittura farne più di una puntata. Un brano musicale e poi torniamo qua con Maria Rita. Benissimo, torniamo a parlare di viaggi, torniamo a parlare qua con Maria Rita che oggi ci fa compagnia e ci porta nella bella Abruzzo. Dico bella perché insomma i giorni scorsi abbiamo sentito, ne parlavamo anche adesso nel fuori onda, abbiamo sentito di un po' di, come dire, di casini anche un po' gravi Sì, a livello legati al maltempo. idrogeologico tra Chieti, Pescara, L'Aquila, insomma su quelle zone Sì. lì. E quindi insomma parlarne anche in un momento dove c'è del disagio, io lo dico sempre, la natura poi prende comunque il suo corso e noi possiamo essere solo delle formichine portate via quando si arrabbia, quindi bisogna fare molta attenzione e rispettarla. Ecco perché nella nostra trasmissione vogliamo cercare anche di dare, no, una bella, come dire, una bella panoramica di tanti luoghi d'Italia che è bello rispettare, ma che è bello anche conoscere, perché alla fine poi Certo, divulgazione deve essere. Quindi, certo. dove andiamo adesso di bello? In quale cittadina o che Allora, cosa guardiamo adesso? abbiamo lasciato quindi il borgo di Scanno e facciamo invece un tour di alcuni eremi che si trovano sempre in Abruzzo, perché non so se ne hai sentito parlare qualche volta, ma l'Abruzzo è particolarmente ricco sia di eremi che di chiese rupestri. E sono tutti luoghi avvolti proprio dal silenzio, dalla spiritualità, sono mete ideali non solo per i pellegrini, quindi non solo diciamo per persone mosse da finalità religiose, ma in generale per tutti coloro che amano i cammini, il trekking, la vita all'aria aperta o comunque amano proprio essere circondati da degli scenari naturali veramente suggestivi. Quindi, tra gli eremi che sono sorti nel corso dei secoli sulle montagne abruzzesi, c'è quello di Sant'Onofrio al Morrone, che si trova nei pressi di Sulmona. E risale al XIII secolo ed è strettamente legato alla vicenda di Pietro da Morrone, da cui prende anche il nome, il quale diventò papa con il nome di Celestino V e venne successivamente canonizzato. In realtà Pietro da Morrone, poi vedremo anche negli eremi successivi, ha vissuto, diciamo, in varie zone, tra, le parti di Sulmona e la Maiella. Comunque, lui viveva in eremitaggio ed era talmente estraneo alle logiche della curia romana, dei giochi di potere, eccetera, che scoprì di essere stato eletto papa soltanto diverso tempo dopo, rispetto alla sua nomina. E fu il re di Francia, Carlo d'Angiò, che pare in groppa ad un asino, perché le vie di comunicazione non erano un granché, quindi era l'unico mezzo che poteva essere utilizzato, lo raggiunse in questo eremo in cui lui viveva proprio per annunciargli la sua elezione al soglio pontificio. E poi per condurlo nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila, dove fu incoronato papa il 29 agosto del 1294. E ancora oggi questo eremo di Sant'Onofrio è proprio un'oasi di pace e di spiritualità. E come vi dicevo, molti altri eremi sono legati alle vicende di Celestino V, il quale nella sua vita da eremita si spostava abbastanza di frequente, e quindi, tra le varie cose, ha vissuto anche nell'eremo di San Bartolomeo in Leggio. Questo eremo si trova nel comune di Roccamorice ed è uno dei più famosi della zona della Maiella. L'edificio sorge in uno scenario piuttosto arido, sotto un costone roccioso che lo ricopre quasi completamente, tanto che si mimetizza con la roccia.
e la sua costruzione risale a prima dell'anno 1000. Venne successivamente restaurato appunto da Pietro da Morrone intorno al 1250. All'interno della chiesa c'è un semplice altare su cui si trova una statua lignea di San Bartolomeo, da cui poi l'eremo prende il nome, mentre sulla parete di sinistra c'è una vaschetta in pietra che raccoglie una risorgenza d'acqua che secondo i devoti ha delle proprietà miracolose. A poca distanza da San Bartolomeo in Leggio si trova invece l'eremo del Santo Spirito. Questo è un po' diverso rispetto agli altri di cui vi ho parlato, anche proprio dal punto di vista estetico, perché diciamo ha una si presenta con una costruzione più, diciamo, più grande, più maestosa. È addossato ad una parete rocciosa ed è immerso in una faggeta molto rigogliosa, quindi molto bello anche proprio dal punto di vista naturalistico. Si trova a circa 9 km dal centro abitato di Rocca Morice, per cui se siete da quelle parti in realtà nella stessa giornata potete tranquillamente visitarli entrambi, sia il Santo Spirito che San Bartolomeo. Si trova ad un'altitudine di circa 1130 metri e la zona in cui sorge l'eremo rientra nei confini del Parco Nazionale della Maiella. Non si sa esattamente la data di costruzione, ma si suppone anche in questo caso che sia anteriore all'anno 1000. L'eremo ha ospitato ben due futuri papi, cioè Desiderio, salito al soglio pontificio con il nome di Vittore III, che vi dimorò intorno al 1053, e poi Pietro da Morrone, il futuro Celestino V, che vi giunse nel 1246. Sul finire del XVII secolo, il principe Caracciolo di San Buono fece costruire un edificio di tre piani, il cosiddetto Palazzo del Principe, in seguito trasformato in una foresteria. È per questo che vi dicevo che questo eremo rispetto agli altri si presenta con una struttura proprio architettonica più importante, più grande. Poi con la soppressione degli ordini monastici nel 1807 il monastero fu abbandonato e i suoi beni vennero portati nel comune vicino di Rocca Morice. Successivamente vi furono delle brevi e statuarie presenze di religiosi. Gli ultimi monaci a risiedere lì furono quelli della comunità di Cerreto tra il 1996 e il 99, quindi in realtà l'eremo è stato, diciamo, abitato dai monaci fino a qualche anno fa. Adesso invece ci spostiamo da questo, diciamo, tour degli eremi e arriviamo in una delle mete che probabilmente sono più conosciute in Abruzzo, cioè il Parco Nazionale. Perché in effetti la regione Abruzzo vanta tantissime aree naturalistiche protette. Quindi c'è il Parco Naturale Regionale del Silente Velino, poi c'è il Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga, c'è il Parco della Maiella e poi il più noto che è il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il quale tra l'altro è anche uno dei parchi proprio più antichi d'Italia, tanto che ha, diciamo, festeggiato da poco il suo 100° anniversario dalla fondazione, che avvenne con un decreto legge dell'11 gennaio del 1923. Quindi se siete alla ricerca di un posto in cui trascorrere proprio una vacanza all'insegna del benessere e del relax, il Parco Nazionale d'Abruzzo è proprio la scelta giusta, perché offre una natura incontaminata in cui è possibile fare tantissimi tipi di sport, ma anche banalmente delle belle passeggiate, ma ci sono anche tanti graziosi piccoli borghi in cui è possibile entrare a contatto con le tradizioni del posto e anche con la cucina locale, che non è male. E sul sito del parco è possibile scaricare la mappa dei sentieri, quindi se siete appassionati di trekking, insomma, sicuramente potete avvalervi di questo strumento. Ma in ogni caso, fra tutti i vari percorsi che si possono fare, vi consiglio di fare una tappa alla Camosciara. Il percorso è facilissimo, adatto a tutti, anche ai bambini. Il nome Camosciara deriva dalla numerosa popolazione di camosci che vive in questa zona. E proprio per la straordinaria bellezza del paesaggio, questa oasi in cui vivono i camosci è una delle località del parco più note e più amate, ma al tempo stesso è anche uno dei luoghi, diciamo, tra virgolette, più segreti, che si estende fino alla valle del fiume Sangro e racchiude la zona di riserva integrale del parco. Quindi la Camosciara si trova lungo la strada che collega i comuni di Pescasseroli a quello di Villetta Barrea. All'ingresso di quest'area c'è un
grande parcheggio con vari servizi per i turisti, in cui quindi è possibile lasciare l'auto per poi proseguire a piedi, in bici o a cavallo, oppure se siete con i bambini c'è anche un trenino turistico, insomma, che può essere carino. Comunque da questa zona si arriva percorrendo una strada asfaltata, quindi insomma molto comoda, strada asfaltata che è in salita, quindi percorrendo tutta questa salita si arriva fino in un'altra, un altro piccolo largario da cui poi il sentiero passa attraverso i boschi, però anche questa parte diciamo è piuttosto semplice, e attraverso i boschi si possono raggiungere sia le cascate delle ninfe sia le cascate delle Tre Cannelle. Quindi diciamo il percorso è molto bello proprio dal punto di vista naturalistico, dall'altro è molto piacevole anche in piena estate perché la presenza dell'acqua rende comunque mite il clima, quindi anche non so, a luglio-agosto si può percorrere tranquillamente. Poco distante dalla Camosciara c'è il lago di Barrea, su cui oltre il comune di Barrea appunto si affacciano anche Civitella Alfetena e Villetta Barrea. Quest'ultima è nota come il Borgo dei Cervi, perché in pratica c'è una numerosissima popolazione di cervi che vive proprio in armonia con la, diciamo, popolazione umana del paese. Quindi capita proprio, ad esempio, che uscendo di casa per andare a fare la spesa o per andare alla posta, molto banalmente, si attraversa la strada insieme casomai ad un paio di cervi, che è una cosa veramente particolare, un'esperienza molto bella, soprattutto per chi casomai viaggia con i bambini. E Villetta Barrea, come altri borghi di questa zona, fa parte del circuito di cui vi parlavo all'inizio, cioè quello dei borghi autentici d'Italia. Si tratta di una realtà meno nota rispetto a quella dei borghi più belli, ma comunque estremamente interessante. E in pratica è una rete fra territori dove protagonisti sono le persone, le comunità, sono realtà che decidono di non arrendersi di fronte ai problemi, al declino, per esempio problemi come quello dello spopolamento dei piccoli paesi montani, ma che scelgono di mettersi in gioco con tutte le proprie risorse per creare nuove opportunità di crescita. Quindi sono mete anche molto interessanti da, diciamo, da visitare, perché appunto sono rimasti in qualche modo autentici e fedeli alle proprie tradizioni, e quindi sono quei posti ideali in cui fare anche un tipo di turismo un po' diverso, un po' più consapevole. E comunque ogni anno fra la seconda e la terza settimana di ottobre, questo vale per tutta Italia, si celebra la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici. Ci sono tantissime iniziative con per esempio mercatini, degustazioni di prodotti tipici, proprio con lo scopo di far conoscere queste realtà e le eccellenze dei rispettivi territori. Quindi al di là diciamo del caso dell'Abruzzo, ma in qualunque zona d'Italia vi troviate, durante la seconda e la terza settimana di ottobre, se vi piacciono questo genere di attività, potete tranquillamente consultare il sito ufficiale dei Borghi Autentici d'Italia ed individuare le attività che casomai vengono svolte vicino a voi. Quindi può essere anche un modo carino per conoscere delle realtà, esatto, diverse. Anche utile, infatti. Anche perché alla fine puoi andare su luoghi che sono meno conosciuti, ma che hanno da raccontare sempre una bella esperienza. È un po' anche non l'obiettivo, sì, che ci siamo dati con questo programma. Cioè va bene, certo, le tratte più turistiche, perché certo piacciono, però è bello anche vedere quelle piccole chicche che se nessuno te le racconta non le conosci, quindi certo, mi piace questa particolarità che stiamo dando, cioè in ogni posto, in ogni regione trovare anche qualcosa di carino di cui andare anche a conoscere il tutto. Bene, io farei la seconda pausa musicale e poi torniamo, perché io ho un'anticipazione che mi ha dato, quindi so che nell'ultima parte parliamo anche di un posto che io ho visto e quindi sono anche più contenta di sentirlo raccontare. Qual è? Non ve lo diciamo, perché prima brano musicale e poi ne parliamo. Benissimo, torniamo a parlare qui a Vie Naturali e adesso io non vedo l'ora, perché parliamo di un posto
bello, perché voi sapete che io ho una passione sfrenata per i castelli e so per certo, perché qualcuno me l'ha detto, l'uccellino, il fuori onda di prima, so per certo che andiamo in un posticino carino che ha una vista che è mozzafiato, come poche se ne trovano di belle, ma questa davvero merita di farci un'escursione perché bella, 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 ma ti lascio parlare, per carità, mi taccio, mi taccio. Ok, in realtà prima di andare in questo castello facciamo una piccola tappa alle grotte di Stiffe, Bene che quelle. che sì, che meritano comunque. Si tratta di un complesso di grotte carsiche situate nell'omonima località nel comune di San Demetrio de' Vestini, siamo in provincia dell'Aquila, e fanno parte del parco naturale regionale Sirente Velino. Queste grotte tecnicamente sono una risorgenza, cioè il punto in cui il fiume torna alla luce dopo aver percorso un tratto sotterraneo. E si tratta di un caso praticamente unico in Italia perché quasi tutte le altre grotte hanno già raggiunto la loro formazione definitiva e quindi possono essere definite fossili. Invece a Stiffe si può assistere ancora al processo di stillicidio, che sarebbe quel processo che forma le stalattiti e le stalagmiti in sostanza, quindi questo processo attraverso cui l'acqua plasma proprio la grotta. Queste grotte sono bellissime, c'è cioè ovunque acqua, quindi ci sono laghetti, ruscelli, cascate. Il percorso turistico è di circa 700 metri. La visita è possibile soltanto nell'ambito di una visita guidata, quindi si è sempre accompagnati da personale competente e per ragioni di sicurezza all'ingresso vengono dati dei caschetti da speleologi che devono essere indossati durante tutta quanta la visita. La visita dura circa un'ora. È diciamo, preferibile avere un abbigliamento adeguato con scarpe da trekking o almeno sportive e vi consiglio proprio una giacca o una felpa perché all'interno la temperatura è di circa 10 gradi tutto l'anno, quindi anche se avete in programma di visitare queste grotte in piena estate, all'interno ci sono sempre 10 gradi, quindi Quindi la felpa serve. attrezzarsi, esatto, se no si Sì, esce e si piglia la polmonite ad agosto. infatti. E adesso andiamo invece nell'ultima meta, che è quella che a Silvia diciamo, interessava di più, del nostro tour in Abruzzo, che è il castello di Rocca Calascio, che è uno dei castelli più elevati sia d'Italia che d'Europa e secondo il National Geographic è uno dei 15 castelli più belli del mondo, perché in effetti diciamo, è immerso in uno scenario meraviglioso. Per molti, tra l'altro, il castello di Rocca Calascio è considerato proprio il simbolo dell'Abruzzo e si trova in una piccola frazione del comune di Calascio, in provincia dell'Aquila. Il castello si trova più o meno a 1500 metri di altezza e domina un paesaggio spettacolare che spazia dalla piana di Campo Imperatore al Gran Sasso, dalla Maiella alla dorsale del Sirente, quindi è veramente bellissimo il panorama. Molto probabilmente il castello sorge sui resti di un'antica fortificazione di epoca romana. La struttura attualmente visibile, visitabile, risale invece al periodo normanno. Il castello, infatti, venne edificato per volere di Ruggero II d'Altavilla dopo la conquista normanna del 1140 e faceva parte di un complesso sistema di fortificazioni difensive che servivano a controllare le vallate abruzzesi. Nel corso dei secoli il castello passò sotto il dominio di varie casate nobili, tra cui i Pagliare, Colonna, i Piccolomini e anche i Borbone. Poi nel 1703 il castello fu gravemente danneggiato da un terremoto che distrusse quasi completamente non solo il castello ma anche l'antico borgo che lo circondava e successivamente terminata la sua funzione difensiva il castello perse progressivamente importanza e praticamente venne abbandonato e rimase in questo stato di abbandono per un paio di secoli. Le sue sorti cambiarono quando negli anni 80 venne scelto come set cinematografico, prima per Lady Hawk, che era un film fantasy degli anni 80, e poi per Il nome della rosa. Quindi il cinema diciamo che ha proprio letteralmente riacceso i riflettori su questo castello, perché poco dopo iniziarono i lavori di restauro e consolidamento.
Tra l'altro, accanto al castello si trova una piccola chiesa dedicata a Santa Maria della Pietà, che risale al 1596, anche se è molto suggestiva da visitare, quindi insomma se siete in zona vi consiglio di visitarla, anche perché tra l'altro si trova proprio lungo la strada del castello. La chiesa sorge sui resti di una preesistente edicola, proprio sul luogo che la tradizione indica come il teatro di una sanguinosa battaglia in cui la popolazione locale sconfisse una banda di briganti provenienti dal vicino Stato Pontificio. E merita una visita anche il piccolo borgo medievale situato proprio sotto al castello, perché un tempo questo borgo aveva lo scopo di proteggere la popolazione dalle invasioni nemiche, perché il borgo era circondato da mura difensive. Oggi invece è stato in parte convertito in un albergo diffuso, in cui quindi è possibile soggiornare, o comunque fermarsi anche per una breve pausa, casomai per assaporare qualche prodotto tipico del territorio. Il castello è visitabile tutto l'anno, salvo condizioni meteo particolarmente avverse. La visita è libera, quindi non c'è un biglietto d'ingresso. Il castello è visitabile dalle 9 di mattina fino al tramonto, anche perché considerate che in sostanza si tratta di ruderi. Sono molto belli, molto imponenti, ma comunque sono ruderi, quindi non è il classico castello con, non so, le sale da ballo, eccetera, ma sono proprio ruderi. Quindi in realtà l'area è sempre aperta, però per ragioni di sicurezza è visitabile con la luce del giorno, quindi dalle 9 fino al tramonto. In qualunque periodo dell'anno decidiate di visitare il castello, vi consiglio anche qui un abbigliamento adatto, un abbigliamento da montagna, con scarpe da trekking e una giacca antivento, anche in piena estate. Il piccolo borgo che precede il castello è chiuso al traffico, perciò è necessario parcheggiare prima e proseguire a piedi. Lungo la strada ci sono dei piccoli parcheggi gratuiti, il più vicino è quello situato sull'ultimo tornante. I posti sono pochi, quindi vi consiglio di visitare il castello nei giorni feriali o di mattina presto. Se potete, non andate nei mesi di luglio e agosto perché è molto frequentato, quindi casomai scegliete un po' la bassa stagione anche per godervi meglio sia il posto sia il paesaggio. Comunque, se i posti dovessero essere tutti pieni, è necessario tornare nel comune di Calascio e poi salire a piedi. In alternativa c'è una navetta che è attiva dalle 9 fino alle 18, con corse continue ogni 20 minuti. La navetta è in funzione nel periodo estivo, luglio-agosto, e parte dalla piazza di Calascio, dove è anche possibile acquistare i biglietti. Se invece preferite camminare, basterà seguire la strada asfaltata in salita, passeggiando tra le vecchie case del borgo che appunto oggi vi dicevo è stato trasformato in un albergo diffuso, fino ad raggiungere l'inizio del sentiero. Il sentiero è facilmente percorribile, si tratta di una passeggiata di circa 20 minuti, adatta a tutti, anche ai bambini. Infine, se invece siete proprio degli appassionati, di trekking, amate camminare immersi nella natura, potete raggiungere il castello seguendo le antiche strade della Transumanza. Potete seguire una parte del tratto romagno che in passato collegava Abruzzo, Molise e Puglia, quindi l'ultimo tratto conduce verso il castello, oppure potete percorrere il sentiero ad anello che collega i borghi di Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Castelvecchio Calvisio. Il sentiero è abbastanza semplice, dura circa 3 ore e mezza ed è una bellissima passeggiata proprio per l'ambiente naturale che circonda il castello e questi piccoli borghi. Quindi, con il castello di Rocca Calascio termina il nostro tour dell'Abruzzo. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto conoscere qualche luogo diverso, che casomai di cui non avevate sentito parlare prima, e che possa essere una meta interessante casomai per i vostri prossimi viaggi. Assolutamente sì, anzi, se avete anche dei luoghi che conoscete voi e di cui giustamente non abbiamo parlato perché poi 30 minuti alla fine puoi parlare Certo. effettivamente un po' pochino, voi scriveteceli, tanto la mail la sapete, diretta@radionordborealis.it, se no ci potete scrivere messaggio vocali al numero 388 888 0428, che è il numero della radio, così almeno noi poi allertiamo Maria Rita e gli diciamo: ehi, cara, è arrivata apposta per te. Così magari ci facciamo fare anche una seconda puntatina nell'anno nuovo, però, Certo. 2024, perché anche per te dicembre
anche lei porterà una puntatina un pochino più natalizia, quindi ormai sto convincendo tutti ad adeguarci, bisogna festeggiare un pochino il Natale. Tra l'altro è molto interessante il fatto di Rocca Calascio, perché secondo me il periodo ideale, visto anche il panorama, per chi ama la fotografia direi quasi primavera. Sì. Ammesso che ci sia ancora la primavera l'anno prossimo, perché ormai abbiamo visto, insomma, vabbè, certo, che... però però vogliamo essere positivi, secondo me è il periodo ideale, perché c'è proprio quella luce che rende soprattutto sul panorama, poi magari qualche nuvoletta che dà un po' la suggestione. Sì, io dovessi scegliere, guarda, sceglierei proprio la primavera per andarci, un po' perché odio il caldo, quindi solo pensiero di, certo, farmi quelle ore di camminata sotto il sole, no, sotto, guarda, il sole. Sotto il sole di quest'anno poi anche no. E sul periodo invernale, visto un po', insomma, davvero le precipitazioni che poi ci sono, forse... Sì, sarebbe un po' proibitivo, diciamo. Esatto. Io personalmente ci sono stata a settembre e devo dire che era bellissimo, perché comunque non c'era più il caldo, anche io non amo molto il caldo, quindi era passata la fase proprio acuta del caldo, e tra l'altro anche la fase proprio di presenza massiccia di visitatori, perché io poi preferisco anche casomai visitare in periodi dell'anno un po' più tranquilli. Hai ragione. Quindi sì, primavera anche autunno. Quindi a posto, aggiudicato, vedi, due consigli nel consiglio. Bene, allora Maria Rita, io ti aspetto a dicembre per la nostra puntatina din 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 ho ho ho, e poi dai, insomma, ci vediamo, nuova stagione del 2024 spumeggiante, torniamo un po' a parlare di questa bella Italia, perché insomma tu ne hai da raccontare, fai tanto. Tra l'altro citiamo anche il tuo blog, perché ogni tanto, insomma, io mi dimentico, sono sincera, però voi ricordatemelo, certo. E quindi insomma cita il tuo blog, così almeno chi ha anche voglia di farsi, sì, quindi se avete, sì, se avete voglia di casomai leggere qualche altro articolo per farvi qualche idea sui vostri nuovi ultimi, diciamo, viaggi da fare, il blog si chiama viaggiastorie.blog e insomma mi fa molto piacere se andate a visitarlo. Esatto, curiosate, perché insomma le nostre travel viaggiano e quindi sanno anche raccontare tanti luoghi, e a me piace ogni tanto sfogliare i blog altrui, perché vedo quelle mete lì, dico ok adesso parto, poi mi ricordo che Silvia non puoi partire, se no la radio non trasmette più. E quindi bene bene, allora Maria Rita, davvero io ti dico grazie per essere stata qua con noi, per averci portato in Abruzzo. Agli ascoltatori do ovviamente l'appuntamento alla prossima puntata di Vie Naturali e vi auguro buona serata.